buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi è il 3 gennaio ed esattamente 70 anni fa nasceva la televisione italiana. La festeggeremo e sono già pronte loro, le signorine. Buonasera! E al nostro quinta volta ci sarà Enrica Bonaccorti. E attenzione perché sono tornati dal viaggio di nozze loro, Filomena e Daniele! Ciao, siamo tornati! Contento di Fede! Eccola! Vabbè, dopo ne parleremo, intanto ci stanno raggiungendo anche il maestro tingitore, abbiamo tre ragazzi bravissimi a spettacolo, insomma è un puntatone, restate qui su Rai 1! La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Va ora in onda La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Io ci sarò se tu vorrai. Buon pomeriggio, mamma mia, che meraviglia, l'annuncio da loro! E per festeggiare i 70 anni della televisione italiana, oggi a colori ci sarà accanto a me lui, guardate com'è bello, com'è elegante, non è ancora sposato, Umberto Broccoli, professore! Ma che eleganza! Questa eleganza non è per me, ma è per loro, per accogliere le mitiche signorine. Buonasera, allora professore, vada da prenderle! Si parte da musica, Rosanna Valdetti! E poi Maria Giovanna Elmi, Gabriella Farinon e Alessandra Canale! Accomodatevi, meravigliose, meravigliose! Tra 60 secondi parleremo con loro e ci faremo raccontare tutto, tutto di questa RAI. Tra pochissimo, professore! La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Risposta esatta! Complimenti, signora! Ha giocato 400.000 lire. Abbiamo vissuto insieme momenti allegri e momenti tragici. Buonasera, eccoci alla nona puntata di Portobello. Ha vinto Berruti! Finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Sì! Sì! Gioco, partita, Coppa Davis! Inizia la 45esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Chi non lavora non farà amore. Questo mi ha detto. Abbiamo visto alcuni dei momenti topici della televisione italiana, voi commentateli con l'hashtag La Volta Buona, diteci come si trova questa RAI ai suoi primi 70 anni e adesso si parte con il primo annuncio televisivo. Attenzione perché il professor Broccoli ci dirà che questo primo annuncio televisivo in realtà è un fake e c'è un motivo, loro ridono perché sanno. Prego. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, le miserie del signor Travè. Allora, siamo abituati a considerare quello che abbiamo appena visto il primo annuncio televisivo. Quindi, condotto da Fulvia Colombo, si parla sempre del 3 gennaio del 1954, in realtà quello che abbiamo visto è un fake, cioè non è vero.
In che senso, professore? È semplice, perché un grande giornalista, Ugo Zatterini, 10 anni dopo, dice, siccome non è stato mai conservato l'annuncio, non era stato registrato, ma perché non esiste, c'era. Ma non c'è la registrazione, la registrazione nasce nel 62 con l'Ampex, non si registravano i programmi, tutto quello che avete visto, la giornata televisiva, non è registrata, non c'è. E a questo punto che si dice, va, rifacciamolo noi. E questo dà anche il senso della cosa, no? Cioè, quindi si rimettono, la truccano, su Fulvia Colombo la truccano in studio, mettono questo palco, questa specie di sipario dietro, e lei fa questo annuncio che è l'originale. Questo ci fa pensare che nasce tutto sulla finzione. Questa è bella! Ma non diventare annunciatrice Rai, attenzione Gabriella, come si diventava annunciatrice Rai? Cioè, quante cose bisognava fare? No, io ho fatto, sono stata fortunata perché ho fatto uno o due provini. Si facevano dei provini e c'erano molte ragazze che aspiravano, allora era il desiderio di moltissime di fare l'annunciatrice. E fui scelta e diventai signorina. Hai dovuto studiare edizione? Rosanna ed io, sì, che siamo entrate insieme nel 61 con l'arrivo del grande Bernabei che rivoluzionò la televisione. Qui abbiamo l'archeologia vera anche della Rai. Ecco, e avevamo già una buona edizione. Sì, io per lavori precedenti. Rosanna aveva fatto teatro e altre cose, quindi ci hanno assunto e siamo andati in diretta anche perché non c'era nessuna. Non c'era nessuna. Che vuol dire? Rosanna, cosa vuol dire, Gabriella? Non c'era nessuna. Erano in vacanza, no? No, la Gambinieri era in vacanza. Aveva cercato, operata d'appendicite. Nicoletta Orsomando aspettava la figlia. Bianca Maria Piccinino, l'unica giornalista femmina Rai, scendeva a fare gli annunci. Videro noi due. Mandarono in video. E io fui mandata a Milano e feci subito come debutto praticamente gli annunci serali, gli annunci del sabato sera che erano i più. Ho cominciato dalla fila io. Beh, complimenti, non è da tutte, non è da tutti. A proposito di sorrisi indimenticabili, scusate, vogliamo rivedere la vostra meravigliosa collega amata da tutti noi, Nicoletta Orsomando. Grazie. Io ho cominciato nel 1953. La platea della televisione era molto più piccola e io così mi sentivo, quando lavoravo, di parlare tranquillamente come se avessi fatto a casa mia la stessa cosa. Mi rivolgevo agli amici, ai conoscenti e raccontavo loro quello che più o meno la televisione avrebbe fatto nella serata, nella settimana. Sul sorriso delle annunciatrici mi pare che sia stato detto un pochino troppo e spesso non a proposito. È stato detto che sorridono un po' troppo. Cosa volete? Siamo contente. Scusate, ma questa frase è meravigliosa! È stupenda! Che volete? Siamo contenti, no Maria Giovanna? Quanta eri felice di essere un'annunciatrice Rai? Io ho fatto il corso nel 68, perché anch'io ho fatto la domanda, ho riempito il modulo, foto... tessera allegata, no? Quelle cose così. E poi ho cominciato a fare provini e in quel tempo non c'erano i WhatsApp, ma arrivava un telegramma. Un telegramma che diceva si presenta il giorno tale, all'ora tale, nel tale studio. E però non diceva mai come era andato. Quindi arrivava un altro, si presenta il giorno tale. Era una cosa così continua, fino a che un giorno ho detto si presenta all'ufficio tal dei tali, da 500 eravamo in 5. Questa è stata la... E le altre quattro, le mie più viste? No, perché sai, nel tempo, dopo c'era un corso di dizione da fare con Emi Maltagliati per 3 mesi. Poi quindi tu l'hai fatto? Sì, certo. Poi ho fatto la scuola trucco, ma poi eravamo a cachet, così si diceva, cioè per sostituire quando capitava per le ferie, per gli esami, erano giovanissimi. E quindi mi sono trovata che dovevo sostituire tutto ed c'era il blocco delle assunzioni. Ma il 1 aprile del 1974... ho firmato l'assunzione. E la figura della signorina Buonasera negli anni 70 era ormai entrato a pieno titolo, insomma, nelle case degli italiani come una presenza di famiglia. Tant'è vero che Pippo Baudo nel 1972 vi porta metaforicamente, con ironia, tra le mura di casa sua. E voi due c'eravate. Insieme a... guardate. Non lo ricordo.
Signore e signori, buonasera. Ma che parlate in coro? Ma questa è deformazione professionale, ragazze. Avanti, avanti, andiamo a mangiare. Speriamo che questa musica cambi. E speriamo soprattutto che questa sera si mangi bene. Allora, mie bambine, mie care bambine, che cosa c'è di buono da mangiare? Vi diamo ora un breve cenno sulle principali pietanze della serata. La nostra cena ha inizio con un tenero manzo spezzettato. Sul secondo piatto, insalata di pomodori, frutta e verdura. La replica del tenero manzo concluderà come sempre la nostra serata. Signore e signori, buon appetito! Vi ricordate quel momento? Adesso te lo sei ricordata. No, perché lei non se lo ricordava. No, no, perché non aveva capito, forse che ci riferivamo a quello, ma che sì, lo ricordiamo non avevo capito, infatti, che si riferisse quella volta lì. Sì, è uno sketch che ha avuto molto successo. Anche nel tempo, perché ogni tanto... Ed è finito anche al Museo della Radio e della televisione. Sì. Questa non la sapevo, Rosanna. Sì, no, perché... mi autofirmerò. C'è il mio vestito del primo annuncio a colori. A colori. E accanto ci sono le annunciatrici, ma non riprese mentre fanno gli annunci. Mentre fanno delle cose extra, c'è la Marisa Borroni che canta molto bene e poi ci siamo appunto noi tre che facciamo questo sketch, e altre annunciatrici, adesso Gabriella eccetera, che cantano e allora siamo finiti al museo insomma. Insomma, oggi stiamo festeggiando appunto i 70 anni della televisione italiana, ma professor Broccoli, quando arriva questa televisione, no? Come viene accolta dal paese? Cosa succede? Cioè, danno credito alla televisione subito? Ma guarda, innanzitutto, la televisione, questo dobbiamo dirlo seriamente, sono contento di stare con voi. Ci serviva la quota blu, professore. Sì, certo, certo, vive, 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 viva. E mi sono messo così per tutti voi. Non è vero, io lo incontro a Saxarubra la mattina, mica è così elegante. Beh, certo, ma l'ha fatto davvero per voi? Sì, eh? Sì. Perché io ci sto tutti i giorni, confermo. Non mica si presenta così. L'ho fatto per te, Manivo, l'ho fatto per te, Manivo. Allora, la televisione, amiche mie, ha unificato l'Italia, perché il modo di parlare... nel 54, negli anni 50, da sud a nord, era tutto un altro. Buongiorno ha fatto molto più che un vocabolario italiano. Loro, le nostre ragazze, hanno fatto molto più che il devoto Oli, che un vocabolario, perché al punto tale che... E hanno insegnato, hai sentito, dizione, sì, pronuncia, portamento. Sorrisling. Proprio come oggi, uguale. Ma c'è da dire un'altra cosa, che questa Italia che scopriva la televisione in bianco e nero, al loro saluto, quando c'è il signore e signori, buonasera, da casa rispondevano buonasera, perché era la prima volta che entrava qualcuno dentro casa di qualcuno, capisci? Questo io l'ho vissuto. Ma perché... tutti dissero che meraviglia, sarà super seguito, cioè tutti No. La televisione, purtroppo io diffido degli intellettuali, gli intellettuali sono pericolosissimi. Ma tu lo sei, professore. No, io preferisco essere un artigiano. L'artigiano dice che quando è arrivata la televisione, dice ma che è sta roba? Non è teatro, non è cinema, non è radio, non avrà successo. Pensa che il Messaggero di Roma dedicava un... Lo ricordi, Rosanna, che dicevano sì, così, non avrà successo. Il Messaggero, i giornali, una breve di cronaca, ricordo il Corriere della Sera che diceva scappata una volpe in campagna fecondo a Torino, nasce domani la televisione. Quindi immaginate il livello qual era, eccetera, eccetera. Quindi è stata obiettivamente una grande rivoluzione. Forse una delle più grandi rivoluzioni del secolo XX, non c'è questo dubbio. Sì, sicuramente. Volevo ricordare una cosa, perché tutti ricordano il primo annuncio della Rai, e io voglio ricordare l'annuncio invece di Radio 2, del secondo canale, che fu fatto da Abba Cercato, certo. Che saluto molto affettuosamente. Salutiamola. Anche Mariolina, salutiamo anche Mariolina. Però chi ha fatto il primo annuncio a colori sei stata tu, sei stata sempre tu, e noi ce l'abbiamo. Com'è stato vederti a colori? Ma veramente io mi vedevo a colori perché facevo i giochi senza frontiere, in tutta Europa c'era già il colore. Sì. Volevo anche aggiungere una piccola cosa, una piccola civetteria, che sono molto lieta di festeggiare i 70 anni della RAI qui con te e con le mie colleghe e in via Teolada, perché l'istituto qui. E io siamo congenitriaci, cioè l'istituto, questo palazzino è stato inaugurato il 19 dicembre e io sono nata il 19 dicembre e quindi... Non poteva fare altro, guardate l'annuncio a colori, il primo annuncio a colori.
Signore e signori, buon pomeriggio. Ci colleghiamo in Eurovisione con Monaco di Baviera per la telecronaca di apertura dei giochi della 20ª Olimpiade. Telecronisti Paolo Valenti e Paolo Rosi. La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali. Sul secondo, a titolo sperimentale, anche a colori. Beh. Era Roberto Celtanne il truccatore. Fatto scuola di trucco a noi, esatto. Perché sì, voi vi truccavate da sole, cioè, mamma mia, sarei stato un Vasco disastro. Stolzi anche, quello della sì. Carrà. Vasco e Roberto Celtanne sì, come no. Erano sì. I due truccatori che ci insegnavano sì, però qua stavate tutti a trucco a farvi truccare oggi pomeriggio, oggi pomeriggio, giusto? Certo, hai ragione, hai ragione. Caterina, oggi è un restauro, non è un trucco. Restauro, restauro. Allora, però tutto questo, professore, la cosa che mi ha colpito è che la RAI diventa a colore nel 1977. Cioè, tutto questo tempo? Guarda, ma perché, professore? C'è la politica di mezzo. La politica. La politica politica, perché cioè? A un certo punto, gli anni 70, vero, anni difficili... È vero, guarda lei, ma certo, è vero. Certo, ma certo, perché c'era un signore, che era il segretario del Partito Repubblicano, grande economista, Ugo La Malfa, che dice no, l'Italia ha altri problemi che non farci vedere a colori. Io in questi studi ho visto girare le cose a colori, Doppia Coppia è stata girata a colori, Formula 2 a colori. E andava in onda in bianco e nero. E andava in onda in bianco e nero nel 77. Poi aspetta, non è finita, perché ti pare noi siamo l'Italia del dualismo, no? Coppi Bartali, De Gasperi Togliatti, Mazzola Rivera. Per cui si accende una disputa infernale tra colore PAL tedesco e colore SECAM francese. Io so tutto perché dimmi, Maria Giovanna. Tenevo una trasmissione la sera dove con un professore specializzato, un ingegnere per la verità specializzato in queste cose, diceva la differenza tra SECAM, PAL, eccetera, e mi facevano vedere di tutti i colori praticamente. La mia faccia diventava col SECAM un colore così, vedi, un'altra sfumatura. La funzione così della televisione. Tra l'altro, non dimentichiamoci che è la più grande azienda culturale del paese, la RAI, quindi proprio questo è la testimonianza. E poi, Maria Giovanna, al di là degli annunci, tu insomma hai fatto anche Sanremo. Sì, due anni, e uno da sola, la prima che ha attraversato quella sala da sola e ha fatto tutto il suo discorso da sola, con un'emozione puoi immaginare. E ti rivediamo in qualche pezzetto. Sì, grazie. E l'anno prima invece con Mike Buongiorno, la terza serata, perché non so se sapete, ma le prime due serate di tutti e due gli anni erano in diretta, ma per radio. La serata finale nel 77 è stata con Mike Buongiorno, nel 78 sono arrivata da sola. Poi ho superato perché ne ho presentati tre. Attenzione, tu ne hai presentati tre. Lei tre, ma tutti a colori e lunghissimi. In quel periodo mio, nel 77. Però tu non sei stata la prima. No, la prima da sola. Diciamo le cose bene come stanno. Quindi, nel 1969 ho presentato con Nuccio Costa. Ma non da sola. No. Nel 73 ho presentato da sola due serate, perché Buongiorno era impegnato a Milano e la terza era impegnato a fare cosa? Ed è la sua trasmissione, perché rischia tutto. E io stavo sul secondo canale, invece il Sanremo sul secondo canale, terza serata invece e l'abbiamo fatta. E la regia era sempre di Antonio Moretti. Suo marito. Un piccolo regista da suo marito. Un piccolo conflitto di interessi. Niente, io e te saremo zero. Rivediamo. Facciamoci gli occhi. La prima volta nella storia del Festival della Canzone Italiana siamo in onda a colori, quindi se ci seguite in questo momento e avete il televisore a colori, sistematelo perché potrete vedere un festival a colori per la prima volta. Io direi di invitare subito qua la mia simpaticissima collaboratrice, la cappuccetto biondo delle annunciatrici della televisione, Maria Giovanna Elmi. Buonasera Maria Giovanna. Buonasera a te e a tutto il gentilissimo pubblico televisivo e anche quello in platea, che vorrei ringraziare per l'affettuosa simpatia con cui mi ha trattato in queste prime due sere di festival che ho presentato solo per la radio.
dalla metà degli anni 70 si è diventata per tutti la fatina della TV. Tutto nasceva perché lei interpretava la fata azzurrina nel programma dirigibile Era a fianco di Mal. Bimbi, sì. Ma senti, ma è vero che Audrey Hepburn ti ha fermata, Audrey Hepburn, e ti ha detto: ho bisogno di un autografo per mio figlio? Ma mi dici, dove eravate? Eravamo in un ristorante, dopo il secondo Sanremo, mi pare, una tavolata, sai, con attori, presentatori, registi, eccetera, al Matriciano a Roma, pieno di gente. A un certo punto abbiamo finito di mangiare, usciamo tutti insieme e vediamo un tavolo Audrey Hepburn da sola. Tutti, oddio, Audrey Hepburn. Mentre diciamo così, vediamo che lei fa... Come faceva? Chiamava, faceva un gesto, scusi, allora tutti ci siamo guardati, chissà chi chiama, chiamerà il regista, chiamerà l'attore, chiamerà... Arriva il cameriere e mi dice: signore, mi scusi, la signora Hepburn le vorrebbe parlare. Paralisi di tutta, compresa la mia, vado là e dico: posso essere utile? Che cosa mi dica? Le fa: sa, vorrei tanto da lei un autografo. Io l'ho guardata e fa: sì, per il mio bambino Luca, che è innamorato di Azzurrina, che era la protagonista del dirigibile. E da Azzurrina passiamo a Viso d'Angelo, la copilota. Anche se che quando ci siamo sedute, vero, prima della pubblicità, il professor Broccoli non l'ha chiamata Viso d'Angelo. Ma come l'hai chiamata? La fata smemorina. Perché la fata smemorina? No, ma perché lavoravamo insieme a una programmazione, a un programma di Rai 3 molto importante, si chiama Telesogni, anzi lo ricordo con... Con Marina Morgan. Oh, Marina Morgan, con Claudio Ferretti. È la grande Rai 3. Sì. E lei aveva la funzione di ricordare... Avevamo scoperto le teche, sostanzialmente siamo fermati là. È nata, sì. No, magari. No, quindi lei, la smemorina era ricordare la nostra storia. E storia... le ricordava? Ah, accidenti, si ricordava. L'ha fatta la storia. Sì. Però scusami, tu per 10 anni hai fatto anche un programma, secondo me, troppo divertente, in giro, in estate, con la musica, no? Disco per l'estate. Disco per l'estate, ti sei divertita? Tanto, tantissimo, anche perché era preceduto da trasmissione radiofoniche per 3 mesi, dove si sceglievano le canzoni che dovevano poi arrivare a Saint-Vincent, e poi a Saint-Vincent c'erano le serate finali ed era uno show, era diventato uno show, mentre Sanremo erano le canzoni e basta, non c'era nient'altro. E mentre Saint-Vincent c'era la Carrà, tutti i personaggi, insomma, diventava uno show. Dai, ti rivediamo allora. Vedi, Gabriele, questo è il cavo della telecamera numero 2. Ora tu non ci crederai. Che porta l'immagine attraverso il tubo catodico che poi lo porta dentro le case. Mi hai bloccato. No, ma volevo dire che questo qua... Qui noi passiamo di qua, vedi, perché noi, vedi, ci riprendono e noi passiamo di qua, tutte e tre. Arbore non c'entra perché è più alto, però noi due entriamo. Comunque c'entriamo. È bello essere in un cavo, mi sento molto bene. Sì, dopo questa nota tecnica dei Boncompagni puoi anche fare l'annuncio. Posso fare l'annuncio? Prego, scusa. Di Daiano e Camurri ascoltiamo ora Fiumi di parole, cantano Nico e i Gabbiani. Fiumi di parole? Guarda come commentano tra di loro! Il web sta impazzendo a vederle tutte insieme, ti prego Fabrizio, ogni tanto fai una carrellata. È il suo giorno, è il giorno di Broccoli. No, questo. Ma pure dei twittaroli, perché vederle insieme, cosa dicono Fabrizio? Vedervi insieme. I social stanno appunto dicendo, è un tuffo nel passato, vederle uguali. Quindi... Grazie. Sempre Maria Giovanna un po' e perché meno, mi escludete la canale, scusate? No, perché mi escludete la canale? Ma lei è ancora interna e tutto, ma noi siamo tutte in pensione. Ma soprattutto lei abita al nord. Sì, sì. Ma Rosanna, io e Nicoletta un tempo abbiamo fatto grandissimi viaggi insieme. Ah, sì. Ecco, che bello, questa cosa tutti insieme. Alessandra, invece qual è stata la tua volta buona per arrivare ad essere un'annunciatrice Rai? Caterina, senza indugi, Miss Italia. Miss Italia? Miss Italia ha fatto una selezione nazionale con prova scritta di italiano, prova scritta di inglese, dovevi sapere tutti i nomi, i compositori, i maestri di musica. È stata una selezione molto pesante e molto dura. Ero arrivata 23esima. Poi avevo perso le speranze, 23 persone prima di me. E le altre 23 dove sono andate? Alcune sono state assunte, altre si sono
perse per strada e poi insomma sono entrata a far parte di questa meravigliosa famiglia. E io sono veramente... che poi in realtà è stata più legata a tutte, perché tutti si ricordano il tuo ultimo annuncio, cioè quell'ultimo è un cult, se tu non l'avessi fatto... Ma perché il pianto? Perché sapevo che il giorno dopo era tutto finito, polverizzato, tutti i miei sogni sono stati praticamente... Non ti è piaciuta quella cosa? Beh, lo possiamo dire a distanza di tempo. Ma no, per carità, io non ero libero di... ma io il giorno dopo non ho più lavorato, non ho più fatto il lavoro per il quale sono stata assunta. Non so se mi spiego. Poi sei ritornata, quindi... Hai fatto causa, eh? Evitiamo questo argomento. Non ti avventurare. Sapete che tu io li faccio Sanremo? No, io guarda, a me già che sto qua non mi vale vero che mi hanno richiamato. Ho tutte le cose che dico. Però non ho detto nessuna bugia. Caterina, io sono andata via, ho dato le dimissioni dopo 8 anni perché ho fatto per fare altro, ma tutte loro sono andate via sorridendo. Sì, però loro lavorano sempre, però scusate, ogni persona è una persona a sé. Cioè, Alessandra evidentemente in quel momento stava così male di lasciare il proprio lavoro che ha lasciato non so, parli con una che quando mi commuovo, cioè piango. Ma hai ragione. Scusate, lo dico perché, per carità, io ho assistito a quella... Ma lo vogliamo rivedere, professore? Ma sì, ma è giusto. Ed è giusto anche commuoversi, perché in fin dei conti ha lasciato la sua passione. Ma insomma... Allora, da quel rivediamo il filmato e voglio solo però faccia di Viso d'Angelo che vede il filmato di quel 2003. Mi raccomando, 27. Un primo piano su Gabriella. Gabriella e Alessandra, va bene? Prego. Questo è il mio ultimo annuncio, forse. Non per mia volontà, ma per una decisione degli attuali vertici aziendali, peraltro da me non condivisa. Ma vi lascio al film thriller Un volto dal passato, con Alexandra Paul, Valasta Vrana e Anthony Michael Hall. E vi avverto che, per l'argomento trattato e la drammaticità di alcune immagini, se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. Arrivederci da Alessandra Canale e vi voglio bene tutti. Morta dentro. Però posso dire, Alessandra ha detto per la drammaticità di alcune immagini, si riferiva a se stessa chiaramente, no? Guarda, eri distrutta. Sì. Tu mi puoi capire, ma no? Perché che... anche a te ci sono successe delle cose, come a tutte. A tutte. Esatto, brava Maria, anche brava tutte, Maria Gio. A tutte succede e tu hai dato sfogo a questo pianto. Ti sei vergognata subito dopo? Sinceramente, no, sono passati tanti anni. Ma nel anni. Modo più assoluto, anzi ero fiera di questo. Adesso sono passati 20 anni, mica un giorno. 2003. Esatto, non lo rifarei. Avevo 30 anni, cioè molto giovane, cioè praticamente ha polverizzato il mio sogno, ha infranto tutto, tutta la mia vita, il mio futuro, poi sono stata male. Hai infranto 4-5 regole precise, ti sei annunciata con il tuo nome e non lo dovevi fare. No, lo facciamo sempre. Perché invece lo fai anche oggi, quindi è anche giusto, perché uno firma, appare perché non dovrebbe parlare. Vabbè, che dici, io sono Umberto Broccoli. No, io non lo dico mai. Ma manco io, sono Caterina Palino. No, però in questo caso l'annunciatore è istituzione, no? Ma lo dicevamo tutte, a turno lo dicevamo quasi tutte. E poi se vai a rivedere gli annunci di Lo Tempo, c'era. Margherita lo diceva. Mariolina, Vabbè, che succede? Mariolina? Mariolina una volta mi pare che l'ha detto da Mariolina Cannuli, però noi non dovevamo dirlo. Non si poteva fare. Non si poteva fare. Cioè... Vabbè, ma comunque era l'ultimo annuncio, cioè, ci sta, quindi adesso mi volete crocifiggere? No, io sono contenta! Cioè, io ho crocifisso abbastanza! Ti ho appena detto che hai fatto bene. Però il professore ha detto che hai fatto bene, ha sottolineato che effettivamente avevi rotto delle regole. Ma in quel momento ero devastata, devastata. Bellissima però, devastata bella. Ma che... che bellissima, devastata. Pure quello conta, certo. Devastata. Proprio. Devastata, va bene. Beh. Allora, in tutto questo, scusate, però, arrivano poi le nuove annunciatrici. Quelle che mi hanno scippato il posto. T'hanno scippato, vabbè, però mi vado pure a un certo punto, mi fai un attimo cambiare, Sono d'accordo! Alessandra, a un certo punto... Ma ce l'hanno con te. Ma che facevano? Da pensione, però. Che facevano così, no? Ve lo ricordate anche lì, ci facevano così. Un dito nell'occhio. Un dito nell'occhio, no? Allo spettacolo. Sembrava un dito nell'occhio al telespettatore. Adoro questa perfidia. Sarà carica.
Monica nell'entrata lei, inviata della trasmissione Top, lavora la volta buona, io l'adoro, è bravissima, è bellissima, Elisa Silvestrin. Ti prego, questo dito nell'occhio. No, Elisa, rispondi al dito nell'occhio della Audetti. No, io credo che condivida, è troppo intelligente, Elisa. Non mettere le mani avanti. Come faccio? Come fai a dire la verità? Era un omaggio alla nuova tecnologia, quindi il touch screen, andiamo ad accendere la televisione, insomma. Sì, ma la gente non l'ho deciso io. Stavo Audetti, come tu hai pensato a quella cosa lì? Sì, io certo ho pensato, per esempio la famosa manina di Fatima, eccetera, sono cinque dita in un occhio, è scaramantica, cioè ci fa parte della nostra cultura. Quando voi avete visto queste nuove ragazze arrivare, cosa avete pensato? Quanto sono belle, quanto sono belle, quanto sono brave. Peccato che le facciano fare. Peccato, così non le maggiore l'avevo detto. Sì, ma pensa... Anche noi abbiamo fatto un corso di dizione. Sì, ma certo, insomma, pensa che anche in questo c'è la storia della televisione, no? Si parte da signore e signori, buonasera, al dito nell'occhio. Quindi signori, è un'evoluzione storica. Ma non è il dito nell'occhio, il touch screen. Andiamo ad accendere la programmazione. Facciamolo e vediamo i tuoi annunci, Elisa. Annunciati col tuo nome e cognome. Ma che cosa vediamo adesso? I tuoi annunci, Elisa, certo. Vabbè, vediamo i miei annunci. No, la mano, il dito. Dove è la camera? Ecco. Plim. Ancora tanti auguri di buon anno a tutti gli amici di Rai 1. Ben trovati! Anche oggi tante proposte, tra cui quiz, attualità e grandi serie TV da seguire su Rai 1. Ben trovati amici di Rai 1. Vediamo insieme cosa ci riserva questo pomeriggio. Cari amici di Rai 1, buona domenica. In Mondovisione da Piazza San Pietro, a cura del TG1 di Rai Vaticano e in collegamento con il Centro Televisivo Vaticano, va ora in onda la Santa Messa. Ben trovati. Vediamo insieme cosa ci riserva la nostra rete. Buongiorno e ben svegliati in compagnia di Rai 1. Ben trovati. Nel proseguo della serata ci attende un ricco carnet di appuntamenti. La Rai Radio Televisione Italiana bandisce un concorso per professori d'orchestra per due posti di contrabbassi di fila e un posto di clarinetto basso con l'obbligo del clarinetto di fila. Buona Befana a tutti i nostri telespettatori. Ben trovati. Tanti programmi, film, informazione, ma soprattutto la grande festa per l'ultimo dell'anno in compagnia di Rai 1. Ben trovati. Il pomeriggio di Rai 1 è ricco di sorprese e novità, dai quiz a premi alla cronaca, per arrivare alle avvincenti serie TV. Buona visione. No, questa cosa del dito non ti è andata giù. No, a tutti quanti. Penso anche a loro. Si incontrava la gente per strada e diceva, ma che senso ha quel dito? No, ha il senso che dice toccano il corpo. Però invece arrivava con un dito nell'occhio, vabbè, che è una cosa che abbiamo dentro di noi che non va, insomma, negativa. E loro non ne hanno colpa, lo facevano fare. Infatti, erano perfetti. È durato per qualche anno, insomma. Ma perché tu lo rifaresti? Adesso saltando faresti così. No, però dopo, quando abbiamo ripreso... Poi tu sei napoletana, no? No, però cosa hai detto? Scusa. Caterina, non c'erano più dopo la seconda tornata, gli ultimi annunci non c'erano più. L'hanno eliminato. Però tu poi sei tornata e hai fatto gli annunci registrati. Esatto. Ed era diverso, non c'era quella cosa della diretta. Un altro mondo. Però l'avevano tolto. Sì, l'avevano tolto, però lo registravamo. Tu non l'avresti fatta, Alessandra? No. Io avrei dato bacini. Bacini, come la Valeria Marini? Baci stellati. Stellati. Però i bacini potevano destare la gelosia di qualche signora, quindi... Beh, certo. Mi sveglio anche essere... Bisogna pensare a tutto, assolutamente, sì, bisogna pensare a tutto. Tutto questo, scusate, noi
Era il 28 maggio del 2016 e in realtà veramente finiva un'epoca, perché erano proprio gli ultimi annunci. Ho ce li abbiamo. Anch'io. E pianto anche tu, però Elisa. Era registrato, quindi non si è visto. Alla fine. Ah, hai pianto anche tu? Beh, sì, alla fine io ero molto dispiaciuta. No, che... lì no. E tu ormai eri assunta, perciò. No. guardiamo. La RAI dice addio dopo 62 anni alle signorine, buonasera, da domani niente più annunci per i cambiamenti multipiattaforma della TV. Titoli di coda su una storia lunga 62 anni, un mondo in bianco e nero e a colori, il monopolio RAI e le famiglie riunite in casa. Un pezzo di storia della TV e di tutti noi, genitori e figli, nonni e nipoti. L'ultimo annuncio, 62 anni dopo Fulvia Colombo, spetta a Claudia Andreatti, oggi su Rai 1. Senza nostalgia, come una storia minima, ma gloriosa, che si chiude. Io vi ringrazio, è stato un piacere stare con voi tutti questi anni. Vi auguro una buona vita e una buona visione sempre su Rai 1. Arrivederci. E lì dovete immaginare la nostra Elisa Silvestrin, che ha pianto, ma non si è dopo. Visto questo momento caldo. No, perché erano registrati. Tra l'altro salutiamo Claudia Andreatti, sì, che è mia collega, sì. E adesso sta aspettando il secondo che film. Che bello! Augurissimi! Auguri Claudia! Sì, perché tutto questo, professore, poi la vita va avanti, si fidanzano, si lasciano, si sposano, fanno figli, e tu, professore, niente. Così bello, un buon partito, perfetto. Ma single. Infatti è perché non ne parlo in pubblico. E parliamone adesso, le tue amiche. Non c'è bisogno. Ma parliamone, no, professore, sei la nostra quota blu. Io voglio dire una cosa, questa sì la voglio dire. È di lavoro sicuro. Non sono nostalgico, mai stato nostalgico, sono una persona che si interessa di storia. L'eleganza, la forma, la disciplina, la semplicità che hanno comunicato le signorine buonasera, cioè le nostre amiche, è irripetibile. E noi oggi viviamo l'epoca di una televisione facile, non di una televisione semplice. Facile, è diverso. È molto diverso. La semplicità è quella che anche loro hanno comunicato, perché dietro ogni annuncio, amici miei, dove sta la telecamera? Lì, insomma, c'era uno studio, si preparavano, ripetevano. Guai le papere! No, professore, non mi dico così, perché io ce l'ho filmato sulle papere. Lo so, ma è guai alle papere! Guarda. Però non c'erano i gobbi, non c'erano. Certo! Come quando fuori piove, ovvero Trapple Game. 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 Il pomeriggio sportivo di Rai 3 prevede le rubriche Motorama, Regina Atletica e subito dopo, da Genzano, la telecronaca diretta della prima prova nazionale. Ultima puntata! Andiamo? Finito. Andiamo! Dove sei qua? Oh, fateci uscire! In serata alle 20:10 le immagini di Blob di tutto di più, seguito da una cartolina di Andrea Barbato. Come mai c'è audio e video acceso? Come mai? Come mai? Ecco perché. Perché quella sera era il 31 dicembre del 79, c'era l'annuncio a reti unificate. Poi dopo io ero già con l'abitino da sera, potevo andare a ballare, magari loro avevano i bimbi piccoli, no? Quasi sempre mi capitava il Capodanno, io volentieri, ero felicissima. Quel Capodanno, mentre sono lì, mi preparo e vedo Rai 1, che c'era il programma in diretta, Rai 2 c'era scritto intervallo, perché a reti unificate, quindi mi sono il Rai 3 non c'era il monitor, perché era appena nata la Rai 3. Quindi, come cioè, ci sarà, no? Perché vuol dire, se il tecnico non dice niente, a un certo punto, mentre sono lì che mi preparo, nel silenzio, non c'è niente scritto, il 2 rimane con intervallo, e si accende questo semaforo che avevamo
la luce gialla con un suono di cicalino voleva dire attenzione, e poi il rosso e verde vuol dire c'è audio e video in diretta. Si accende tutto e non vedo la mia immagine lì, vedo sempre intervallo di là, la terza non lo so perché non c'è il monitor. Allora ho detto, ma poi si spegne, dico, scusa, ma perché c'è audio e video acceso? Eh no, per sapere dove parlare, cosa ho fatto. Silenzio. Poi dopo un po' sono andati in onda. Dopo... E la cosa comica, come l'ho saputo? Un po' dei tuoi bambini. E anche appena vado di là, prendo il soprabito per andare alla mia festa, suona il telefono. E io alzo e dice, Maria Giovanelli, sì, ma noi siamo gli aviari di Caserta, ma tu ce vuoi far morire. Che modo strano di far gli auguri, grazie, comunque auguri a voi, no? Stamattina dopo mi dico, guarda, qualcuno voleva scherzare. Rosanna ha i suoi bambini che le dicono, mamma, sì, ma che facciamo? Cosa ti dicono? Che si aggiustava i palloncini. Si aggiustava? I palloncini. Sì, perché per loro il seno erano i palloncini. Siccome facevo questo gesto di tenere sul vestitino, che non aveva bretelle, quindi ogni tanto facevo così per vedere parlando, non so che non si muovesse, perché uno stava attento. Comunque volevo sconfessare un tweet che è arrivato un po' di minuti fa, perché qualcuno, mentre voi parlavate della mano, del dito puntato, della farfallina e quant'altro, qualcuno aveva twittato questa cosa. Devi avere il coraggio di leggerlo, Fabrizio D'Alessio. Per i 70 anni. Potrebbe finire trionfalmente a borsettate. E invece guardate come ci salutiamo. Ci salutiamo così, sono stata davvero onorata di avervi. Grazie per essere venute. Grazie davvero. Elisa, non per te che ci vediamo tutti i giorni. Grazie davvero. Grazie.